È sempre insufficiente l'evento la sala consiglio di Palazzo Broletto a Lodi, sede del Comune. Anche quest'anno, infatti, sono state molte le persone che hanno dovuto assistere in piedi alla cerimonia di consegna del premio alla bontà edizione 2018. A fare gli onori di casa, Mario Ugge, segretario del Comitato che raccoglie, valuta ed assegna i riconoscimenti pubblici. 16 sono state quest'anno le segnalazioni inoltrate al Comitato, ha osservato Antonio Cuccia, presidente del Comitato stesso. Tra queste sono state scelte le 6 persone insignite di diploma e di medaglia d'oro. Il primo riconoscimento è andato alla memoria di Giuseppe Germani, per anni a servizio della sua comunità parrocchiale, quella di Santa Francesca Cabrini e dell'associazione Luigi Cesaris. A ritirare il premio la moglie. Il secondo riconoscimento è stato consegnato a Rodolfo Micrani, volontario della sezione locale della Croce Rossa, ha svolto il suo servizio gratuito anche alla comunità della Cabrini e alla mensa dei poveri gestita dalla diocesi. Il terzo riconoscimento è andato a Virginia Carminati. Da anni opera da volontaria all'interno della Fondazione Danelli, che si occupa di ragazzi, giovani ed adulti con limiti motori e psichici. Eliseo Cavalli, invece, è da anni punto di riferimento ineludibile per le ragazze e le donne ospitate nella Casa della Giovane di Via Magenta. Con Pia Zirpolo, già infermiera al Maggiore di Lodi, il Comitato ha voluto premiare l'impegno per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante che necessita dell'impegno e del sostegno degli enti pubblici preposti. L'ultimo riconoscimento è stato consegnato a Flavio Raimondi, autentico soldato della solidarietà. È sempre disponibile nei confronti di chi è nel bisogno, come ben sanno i responsabili dell'associazione Progetto Insieme, con la quale collabora da tempo. A voi dobbiamo il grazie convinto di tutta la comunità, ha ribadito il vice sindaco Lorenzo Maggi nel suo intervento alla cerimonia di consegna dei premi alla bontà. Non solo, il vicario diocesano Massano Ugge ha spronato i premiati a continuare nel loro servizio, svolto spesso nel nascondimento. Poi la foto conclusiva con l'arrivederci all'edizione 2019 del premio alla bontà.